Buonasera a tutti, io sono Luca Fiore e questo è Oggi in Borsa, l'esclusivo format di Money.it realizzato in collaborazione con Unicredit. Chiusura all'insegna della debolezza nel gran giorno del meeting della Banca Centrale Europea che, come da copione, oggi ha confermato il costo del denaro e potenziato gli stimoli alle economie di Eurolandia. In particolare spicca l'aumento di 500 a 1.850 miliardi di euro degli acquisti di titoli del programma PEP, che sarà prolungato in 9 mesi almeno fino a marzo 2022, e la proroga della terza tranche del TLTRO, le operazioni di liquidità di lunga durata, con condizioni più favorevoli, e appunto la durata che passa da giugno 2021 a giugno 2022. Il mancato focus da parte del numero 1 dell'istituto con sede a Francoforte sul cambio euro-dollaro lo ha fatto salire a 1,21,26, quindi più 0,4%, mentre lo spread BTP Bund ha segnato una contrazione di un punto percentuale a 114 punti base. Nuove indicazioni positive per la carta italiana sono arrivate dai rendimenti ai minimi storici registrati nell'asta di BTP a 3 e 7 anni. A Piazza Affari il nostro FTSE MIB ha terminato in rosso di un quarto di punto percentuale a 21.915,51 punti, grazie alla spinta arrivata dal Brent, che è tornato sopra la soglia dei $50 al barile per la prima volta da marzo, ha permesso al terzetto formato da Saipem, Tenaris ed Eni di chiudere in rialzo rispettivamente del 2,81, dell'1,52 e dell'1,05%. Seduta positiva anche per Prismian, più 1,16%, su cui gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato il prezzo obiettivo, e più 0,39% per Fiat Chrysler. All'interno del comparto automotive la performance spicca, in negativo la performance di Pirelli, meno 3,43%, seduta negativa anche per Inuit, meno 2,92%, e per Leonardo, meno 2,78%. Nuova seduta con il segno meno per ST Microelectronics, meno 1,67%, che ieri aveva annunciato un warning sui conti sugli obiettivi di medio termine. C'è anche il meno 1,61% di Unicredit nel giorno in cui il CDA di Piazza Gaia Volenti è chiamato a valutare il profilo del successore di Jean-Pierre Mustier. Sul completo, incremento di oltre 9 punti percentuali per IVS Group, e più 6,03% per Banca Intermobiliare. Le performance peggiori sono invece appannaggio di Saras e di Serie Industrial, in calo rispettivamente del 5,35% e del 4,26%. Da Money.it per oggi è tutto, l'appuntamento è a domani. Buona serata.